Si chiama Criminale si diventa, il progetto cinematografico marchigiano prodotto da Sidonia Production in collaborazione con Subway Lab e Ego Film, tre realtà associate a CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Il film, con la regia di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli, aiuto regia Harry Secchiaroli e la sceneggiatura scritta da Giorgio Vignali, è stato presentato questa mattina in piazza 20 Settembre. Una trama avvincente di 90 minuti circa, dove a far da padrone sarà sia la comicità ma anche i momenti di riflessione. Il cuore del film è il furto di un grande opera d'arte e all'interno di questo si giocherà una squadra nuova, inedita, che praticamente saranno dei ragazzi universitari che assieme alla capofila di Elettra, che sarebbe la nipote di un grande ladro, riuscirà a mettere insieme questo gruppo per rubare quest'opera in un museo importante, perché venne contattata da un personaggio che con l'auto bottino dice: guarda, questo è un'importante somma di denaro, se riuscite a prendere quest'opera per questo mio committente, e loro accettano, e lì nasce tutta una situazione. Il cast artistico è formato da noti volti a livello nazionale come Martina Fusaro, Ivano Marescotti, Ugo Dighero, Ludovico Guenzi, Beatrice Aiello e Giacomo Bottoni. Inoltre, tra le comparse, ci saranno anche attori fanesi. L'intero film verrà girato all'interno della regione Marche. Infatti, le scene verranno registrate nelle città di Civitanova, Fermo, Ancona e Fano. La troupe cinematografica sarà presente in città nelle date del 17 e 18 maggio, in alcuni punti più frequentati e caratteristici come il centro città, il mare ed infine l'aeroporto. È un film assolutamente corale, giovane, fresco, quindi è un film assolutamente carino da vedere nei cinema a livello nazionale. Quindi per Fano un'ottima occasione, perché alcune scene del film si gireranno qua, e quindi un'ottima occasione per la città anche a livello turistico. Un comparto, quello del cinema, fermo da più di un anno, hanno detto i due registi, che questo progetto sia la speranza di ripartenza per un settore veramente in difficoltà e con tante maestranze lasciate sole nell'incertezza. Criminali si diventa, l'idea è di farlo uscire nell'autunno del 2021, quindi non mi resta che chiedervi di venire al cinema, di andare al cinema a vedere cinema italiano e di venire a vedere anche il nostro film. La produzione fa sapere